Credo sia giunto il momento di capire bene cosa significa riciclare. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi non andremo insieme sul piano da lavoro, ma vi spiegherò come affrontare in maniera giusta il piano da lavoro quando si parla di riciclo creativo. E sì, perché oggi voglio darvi una mini guida utility al riciclo creativo, voglio insegnarvi in qualche maniera, voglio passarvi qualche dritta su quello che è il riciclo e quello che molto spesso si pensa sia riciclo, ma riciclo non è affatto. Innanzitutto facciamo una prima distinzione. Distinguiamo il riuso dal riciclo. Il riuso è prendere una cosa, ad esempio un flacone di un detersivo per i piatti, e riusarlo per contenere altro detersivo per i piatti. Quindi è un procrastinare l'utilizzo di un qualcosa, non solo al suo primo utilizzo, quello del suo flacone, ma portare con noi questo flacone al negozio degli sfusi e riempirlo reiteratamente appunto di detersivo senza fargli cambiare mai la sua destinazione d'uso. Il riuso può essere anche un riuso creativo, perché noi a un certo punto dell'esistenza di quel flacone possiamo anche decidere di orpellarlo attraverso la creatività, ma non fargli cambiare comunque la destinazione d'uso, quindi farlo rimanere per sempre il flacone di detersivo per i piatti. Il riciclo invece è dare un secondo ciclo o anche un terzo ciclo di vita ad un qualcosa, ad un materiale. È relativo il concetto di riciclo più al concetto del materiale, quindi, che non dell'oggetto stesso. Un flacone di plastica può diventare una bellissima rosa in plastica, quindi si vuol dare una seconda destinazione d'uso, una seconda vita, a un secondo ciclo di vita ad un oggetto. Il riciclo creativo può essere un riciclo occasionale che nasce quindi dall'occasione. Mangiamo un gelato, abbiamo lo stecco del gelato e ting, ora faccio un segnalibro. Ma che esempio! Se man mano che faccio gli esempi c'è qualche video sul canale, ve lo vado cliccando dove c'è lei col pallino. E allora, quello è un riciclo occasionale, cioè da qualcosa che abbiamo in mano ci viene un'idea e la vogliamo riciclare in qualcosa di diverso, ad esempio un segnalibro. C'è anche invece un tipo di riciclo che è quello più interessante e che è quello che è proprio di coloro che fanno del riciclo un mestiere. Il riciclo creativo progettuale, cioè si va in giro, si vedono diversificate cose, a un certo punto uno pensa: vorrei fare un lampadario con delle lattine. E allora cosa succede? Non è che va al supermercato e compra 3 cassette di Coca-Cola per fare il riciclo, no? Perché quello non sarebbe più un riciclo, sarebbe uno spreco. Ma piano piano accumula i materiali che gli servono riciclandoli dalla vita di tutti i giorni. Questo riciclo è molto interessante perché non coinvolge solamente l'individuo che vuole riciclare qualcosa e quindi vuole creare un oggetto dal riciclo di qualcosa, ma può coinvolgerle anche tutto il suo entourage parentale, ad esempio, perché io posso dire: ragazzi, tutti i miei amici, se bevete lattine di Coca-Cola mettetemele da parte perché poi io devo farci una cosa. E quindi i miei amici che man mano bevono lattine me le metteranno da canto e io poi andrò a riprendermele tutte e a creare qualcosa. In questa progettualità naturalmente non avrò solamente l'idea dell'oggetto principale, no? Che sono le lattine, mi è venuto così, può essere qualunque cosa, ma avrò anche l'idea di tutte le altre componenti che comporranno il mio lampadario e il tempo che passerà dal momento dell'ideazione al momento della realizzazione mi permetterà anche di trovare magari degli oggetti di riuso, che ne so, degli elementi di lampadari vecchi che posso riadattare a questi, e quindi il concetto di riciclo e il concetto di riuso in questo caso potrebbero essere ben spesi. Il riciclo progettuale è un riciclo più professionale, diciamo così, meno lasciato all'improvvisazione e soprattutto un riciclo migliore, tra virgolette, di quello di impulso, di quello occasionale, perché ci dà l'opportunità, come vi dicevo, di raccogliere una serie di materiali, non soltanto l'elemento
principale del progetto, ma una serie di materiali facenti parte del progetto che possano essere comunque oggetto anch'essi di riciclo o di riuso. L'errore che più comunemente si fa quando ci si approccia a un progetto di riciclo creativo, quindi, è quello di acquistare il materiale per riciclarlo. Per esempio, voglio fare un segnalibri con le stecche di 3 gelati, cosa faccio? Non li ho in casa, però vado ad acquistare 3 gelati, me li mangio e poi ho gli stecchetti. Quello è andare ad acquistare in diversificata forma quello che mi serve. In realtà non sto riciclando niente. Il riciclo c'è quando noi abbiamo una banca dei materiali messa da parte. E qui volevo portarvi all'accumulo dei materiali. Fare del riciclo è molto pericoloso perché si può diventare degli accumulatori compulsivi e ossessivi. Ogni cosa, man mano che il vostro cervello si allenerà a riciclare, ogni cosa potrebbe sembrarvi utile e questo vi porterà, specialmente se siete nell'enfasi del riciclo, ad accumulare cose continuamente e ad invadere le stanze e i cassetti di roba che in realtà non vi servirà mai. Un riciclatore deve sapere cosa gli serve. Innanzitutto partire da un corredo base che è formato da forbici, tagliabalza, una buona colla a basso impatto ambientale, quindi la colla vinilica, un righello, una matita, una gomma per cancellare un tempera matite, vi dico proprio tutto, della carta e della plastica di bottiglia. Sì, le bottiglie di plastica tagliate in foglietti e messe da parte. Queste possono essere veramente il corredo base attraverso cui già si può cominciare senza avere null'altro a riciclare. Il proprio corredo personale, ma non parlo solamente del corredo di riciclo, parlo del corredo creativo di ogni persona, non va mai prestato, perché nel corredo personale ci sono cose troppo personali per essere date via con leggerezza, tipo forbici, tagliabalze. Ricordiamoci le elementari norme igieniche sanitarie: mai passare lame a persone che non conosciamo, mai passare oggetti taglienti a persone che non conosciamo, non per essere malfidati, ma come dicevano gli antichi, chi si guardò si salvò. Poi, se abbiamo una casa abbastanza ampia da potercelo permettere, creiamoci un cassetto per le carte, un cassetto per le plastiche, quindi fogli di plastica, buste, tutto quello che ci può servire in tal senso, un cassettino per legni e sugheri, ma non immaginate cassetti enormi, dovete immaginare dei piccoli spazi entro cui contenere un po' di roba. Poi, se vi mettete alla guida di un progetto mastodontico fatto di 200.000 materiali da riciclo, benissimo, pensateci prima e createvi uno spazio apposito per quel progetto, che non deve essere la vostra banca di riciclo. Dopodiché una serie di cose potrete mano a mano assumerle piano piano che vi viene l'idea. Quindi, per affrontare l'impeto del riciclo occasionale, avere sempre una banchetta da riciclo messa da parte, diciamo un archivio da riciclo. Ah, ho dimenticato uno degli elementi fondanti del riciclo, i nastrini. I nastrini sono anche un bellissimo elemento da riciclo che insieme alla carta può fare veramente grandi cose. Il riciclo non è risparmio, non è equivalente a risparmio né di tempo, né di fatica, né di denaro. Toglietevi dalla testa questo concetto. Il riciclo molto spesso è imbattersi in una mole di lavoro enorme per dei risultati economici molto bassi. Quindi la molla che deve muovere a riciclo più che altro deve essere il rispetto per l'ambiente piuttosto che la voglia di far soldi con questo. Questo mettetevelo bene in mente, perché i materiali sono talmente poveri che difficilmente riuscirete a fare un prodotto da vendere in maniera costosa e quindi ci andrete sicuramente giù con i tempi, sotto con i tempi, nel rapporto tempo-prezzo, però l'impatto ambientale sicuramente sarà salvaguardato dalla vostra prestazione artistica. Questo dell'impatto ambientale è un concetto molto importante, perché se non siete mossi da questo tipo di sensibilità, il riciclo diventa quasi del tutto inutile. Molto presto faremo un progetto con dei cucchiaini di plastica che io ho riciclato, cioè ho avuto un'occasione in cui ho consumato molti cucchiaini di plastica, li ho messi da parte, li ho lavati con dei criteri particolari per non fare spreco di acqua, dopodiché adesso vi dirò, dopodiché li userò per fare un riciclo insieme a voi. Però
Se voi andate al supermercato e comprate 5 pacchi di cucchiaini di plastica per fare il progetto che vi propongo, capite bene che quello non è un progetto di riciclo, è un progetto di artigianato, che è un'altra cosa. Voi non state dando nessun respiro all'ecosistema andando ad acquistare 5 pacchi di cucchiaini per fare un lavoretto, ma state semplicemente dando una utilizzazione diversa a quei 5 pacchi che comunque vengono venduti e quindi riprodotti dalla casa dall'industria madre. Per fare un riciclo invece è importante che il materiale sia ripreso da qualche altra parte, sia di ripescato da una precedente esperienza, e per far sì che quel riciclo abbia un impatto ambientale minimo bisogna anche far sì che le cose che andiamo a riprendere non debbano essere causa di sprechi di detersivi, di acqua e via discorrendo. Cosa faccio io quando voglio riciclare delle cose? Per esempio, un modo simpaticissimo e anche assurdo, ve lo dico subito, di avere un basso impatto ambientale nel lavaggio delle cose da riciclo è quello di portarle con noi in doccia. Mettete la vaschetta sotto di voi vi fate la doccia e fate in modo che tutta l'acqua che non colpisce il vostro corpo vada a spruzzarsi sul contenitore delle posatine. Mi vengono in mente i cucchiaini perché così ho lavato i miei ultimi cucchiaini. Alla fine della doccia sarà caduto anche il sapone mano a mano su quelle forchettine. Alla fine della doccia una spruzzata veloce su tutto e poi con un panno umido a uno pulite tutti i cucchiai, per esempio. Questo è un modo per non sprecare troppa acqua o per non sprecare dell'ulteriore acqua per pulire delle posate di plastica che altrimenti sarebbero potute essere buttate nel contenitore della plastica e riciclate dal comune della vostra città. Quindi, se dobbiamo sprecare 20 litri d'acqua per lavare 50 posatine in plastica, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Quindi, anche se vi sembrano idee un po' bizzarre quelle di portare con voi il cestinetto con le posatine di plastica all'interno della vostra doccia, questo è un modo per riciclare. Oppure usare l'acqua, quando già è bella pulita, di risciacquo magari delle magliette di vostro figlio. Le avete lavate una volta, le avete messe sotto sapone, le avete sciacquate una volta, le avete sciacquate due volte, molto spesso si risciacquano tre volte. Ecco, la terza acqua utilizzatela per lavare gli elementi di riciclo. Questa non è una banalità che vi sto dicendo, questo è un qualcosa che, se facessimo tutti, avrebbe un enorme impatto ambientale. Se invece tutti al contrario utilizzassimo dell'ulteriore acqua per lavare le nostre posatine di riciclo, procurerebbe un enorme danno all'ecosistema del nostro pianeta. Quindi pensiamoci, siamo creativi anche nel modo di salvaguardare le potenzialità del nostro pianeta e esplichiamo le nostre potenzialità per trovare delle soluzioni differenti alla pulitura e alla salvaguardia di quelli che sono gli elementi da riciclare, perché se no non ha senso riciclare. Se per riciclare dobbiamo fare del danno, è inutile farlo. Altra cosa, molto spesso su Arte per Te vedete usare della sabbia e vedete usare molto spesso anche delle conchiglie. Bene, se ognuno di noi andasse a mare e prendesse un secchiello di sabbia per fare dei lavoretti, o prendesse anche solo 5-6 conchiglie e le portasse a casa, in pochissimo tempo, in poco tempo, proprio come sta succedendo, le nostre coste verrebbero erose in una maniera incredibile. E questo non sarebbe riciclo, perché prendere della sabbia dalla natura ed utilizzarla per un lavoretto non dà beneficio al nostro pianeta, così come prendere delle conchiglie che con l'erosione sarebbero diventate sabbia non dà beneficio alle nostre coste. Cosa differente? Allora, ombretta, dove le prendi le conchiglie per riciclare? Molto semplice. Viviamo in Italia, viviamo nella terra del buon cibo, molto spesso ci capita di farci un bel piatto di pasta con i frutti di mare, con le cozze, con le vongole, con le telline. Bene, a fine pasto si prendono quelle cozze e quelle telline, si mettono in una ratina e si infilano all'interno della lavastoviglie nel ciclo di lavaggio.
Alla fine avrete delle conchiglie super pulite da poter riutilizzare per i vostri lavoretti. Super pulite e sterilizzate da poter utilizzare per i vostri lavoretti. Per la sabbia, come faccio io? Ve lo spiego subito. O la compro nei negozi di edilizia. Questo lo faccio quando devo molto spesso fare dei lavori enormi e quindi mi conviene. Quella non è sabbia presa dalle nostre coste, è sabbia presa per l'edilizia e allora, ma quello non è più un riciclo, come vi dicevo, ma è un progetto artigianale. Se invece voglio fare un progetto di riciclo, voglio fare in modo che la mia sabbia derivi da riciclo, cosa faccio? Andiamo in spiaggia, ok, ci facciamo la doccia, torniamo a casa, ma sempre nelle ciabattine, nel costumino, sempre rimane un po' di sabbia. Con pazienza, ricordatevi, il riciclo è fatto di progettualità, il riciclo quello serio, con pazienza accumuliamo questa sabbia che riusciamo a racimolare dai tappetini della macchina, dal fondo della doccia, dal fondo della vasca da bagno, dal fondo dei lavandini quando laviamo i costumini, stiamo attenti, ecco. Portiamo cura al nostro discorso di riciclo e stiamo attenti, la recuperiamo tutta, dopo averla recuperata e quindi di solito la recuperiamo già lavata perché la recuperiamo o dopo la doccia o dopo aver lavato i costumini nella vaschetta, quindi dopo averla recuperata la mettiamo ad essiccare al sole. In una stagione di mare una famiglia riesce ad accumulare mediamente 2 secchielli di sabbia a famiglia, una famiglia facciamo conto di 4 persone, quindi state attenti e lavorate affinché il vostro riciclo sia efficace. Quindi progettualità, consapevolezza ed estro creativo potranno fare di voi dei grandi riciclatori. Mi raccomando, non demordete, nell'arte nulla, poco, quasi niente è casualità, è tutto organizzazione. Bene, questo video utility che non avevo mai fatto perché lo davo per scontato, ho deciso di farlo per 2 motivi. Innanzitutto perché molto sinceramente oggi non avrei avuto il tempo di fare qualcosa di pratico, ma non vi volevo assolutamente lasciare senza video. E poi perché dai vostri commenti mi rendo sempre più conto che è meglio specificarle tutte le cose. Riciclo non è andare ad acquistare uno shampoo per svuotarne la bottiglia ed utilizzarla per fare un lavoretto. Riciclo è avere tra le mani una bottiglia di shampoo e decidere di utilizzarla in un futuro per qualcosa e nel frattempo raccogliere, sempre riciclandone, tutti i materiali che fungano alla risoluzione del mio progetto. Se questo video vi è piaciuto, riciclatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e mi raccomando, riciclate, riciclate insieme a me. Vi metto in coda la playlist di tutto il riciclo creativo che troverete su Arte per te. E se molto spesso io uso materiali nuovi e non riciclati, non è perché io non ricicli, ma è per rispetto nei vostri confronti, perché alcuni materiali sono brutti da vedersi utilizzati, almeno prima di essere trattati e riciclati, e quindi preferisco per rispetto vostro utilizzarli nuovi. Lo faccio soltanto al fine del video, ma nella vita reale, quando faccio dei progetti di riciclo, io utilizzo questa metodologia di cui vi ho parlato. Spero che questo video vi sia utile, io vi do sempre appuntamento qui e sui miei altri canali, Ombretta e 2Q1K, vi aspetto su Instagram e vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Un grande bacio a tutti, grazie per esserci stati anche oggi e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao!